Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul canale e ad un nuovo video con le novità manga in uscita da maggio 2018. Partiamo da J-Pop, che pubblicherà Monster Girl volume 1, una serie completa in 14 volumi da 192 pagine a 6 euro ciascuno. Uno shonen divertente ed emozionante tra Monster Musume e Tokyo Ghoul, con tante belle ragazze, magia e combattimenti spettacolari. Il protagonista, Yaki, è un assiduo frequentatore dei Maid Café e chissà come mai non ha né un lavoro né una ragazza. L'unica abilità che ha è quella di vedere gli spiriti, capacità che per lo più gli causa problemi, ma che un giorno gli consentirà di vedere un procace spirito, un procacissimo spirito di nome Rocca. Una bella yokai che teletrasporterà ovviamente subito il nostro protagonista in un mondo fatto di disastri, tra lotte di potere con creature soprannaturali, organizzazioni segrete e ovviamente tantissimo fanservice. Poi arriverà Danmachi's World Oratoria volume 1 di Fujino Homori e Takashi Yagi, una serie in corso in 10 volumi al costo di 5,90€ per 192 pagine. Ed è ovviamente lo spin-off di Danmachi dedicato all'unica e inimitabile principessa della spada, la bellissima Aesu Hallestein. E poi arriverà Devilman Saga, la nuova serie scritta e disegnata da Go Nagai, che lo ha presentato proprio come il capitolo finale della saga di Devilman. Sono 6 volumi in corso al momento, il costo in Italia sarà di 7,50€ per 216 pagine. E sarà, credo, una sorta di universo alternativo di Devilman. In questa storia, Yuki Fudo, un esperto di robotica al lavoro sull'antica tecnologia delle Demon Armor, per conto del misterioso Ryo Asuka e della sua multinazionale, si imbatte in una storia alternativa della Terra. Oltre 2 milioni di anni fa, il nostro pianeta fu sconvolto da una battaglia apocalittica tra angeli e demoni. Ma la scoperta risveglia anche una grande minaccia per l'umanità. E gli spettri del passato potranno essere sconfitti solamente scendendo a patti con il male minore. È previsto anche il primo volume della seconda stagione di Killing Stalking, di Kugi, sempre a 9,90€ per 192 pagine, completamente a colori. Una prima stagione che è stata un successo fenomenale, arrivando addirittura alla quarta ristampa, l'autrice molto apprezzata Luca Comics 2017, e prosegue in questa seconda stagione, questa downward spiral, questa discesa all'inferno per i due protagonisti. E l'ultima novità per J-Pop è Yatamomo volume 1, una serie di Arada completa in 3 volumi, al costo di 6,50€ per 192 pagine. È la storia di Momo, un parassita senza ambizioni e pronto a farsi mantenere dal prossimo. Questo solo grazie al suo bellissimo aspetto. E di Yata, un ragazzo che invece è gentile, incapace di dire di no, ma che in certe situazioni può nascondere un lato abbastanza diverso, rivelandosi molto determinato. In questa commedia drammatica vedremo i due mettere a nudo, conoscendosi, i propri sentimenti l'uno davanti all'altro. Per quanto riguarda Dainit, sono in arrivo La fossa dei ribelli di Mario Tamura, 410 pagine di grande formato al costo di 26,90€. Un futuro post-apocalittico in cui il mondo è governato da una dittatura militare. Un mondo in cui 3 ragazzini però non si rassegnano a vivere a testa bassa e nel loro girovagare scoprono l'esistenza di una realtà sotterranea, caotica e violenta. E poi L'uomo in fuga di Natsume Ono, 196 pagine a 15,90€, un bosco, un uomo, una giovane ragazza e una leggenda. Questa leggenda narra, nel bosco c'è un orso, solo i bambini lo possono vedere. Chi trascorre un giorno con lui e riesce a uscire dal bosco sano e salvo potrà realizzare i suoi sogni. Per Canicola, un'opera che attendo moltissimo, ovvero Il giovane Yoshio di Yoshiharu Tsuge, 224 pagine al costo di 19€. Questa volta Tsuge, con il suo personaggio Yoshio, ci riporta nel dopoguerra giapponese. Ricordi di infanzie difficili colpite dalla crisi, ad esempio finanziaria, dell'immediato dopoguerra che ogni famiglia si trovava a sostenere, cose a cui spesso si aggiungevano i maltrattamenti che avvenivano spesso anche in famiglia, e quel che pesava più di tutto, probabilmente, era proprio l'assenza di una speranza per il futuro. Speranza che poi sembra ritrovare il protagonista di questo volume grazie alle prime esperienze nel mondo dei manga, alle prime amicizie e anche alle prime timide avventure romantiche. Per Ikari, la divisione manga di 001 Edizioni, uscirà il volume unico di Shintaro Kago, Shine. 196 pagine a 18€. Una nuova assurdissima storia di Shintaro Kago, nella quale ci troviamo in un Giappone precedente alla Seconda Guerra Mondiale, che invade i paesi limitrofi con l'intento di annetterli al suo impero, cercando così di creare la cosiddetta sfera di coprosperità della Grande Asia Orientale.
La minaccia americana incombe, ma i giapponesi scoprono un meteorite precipitato sulla Terra in grado di ingigantire gli esseri viventi. Poi uscirà The Bird, volume 1-2 di Go Nagai, 200 pagine al costo di 8,50€. La storia di David, un soldato potenziato geneticamente con degli innesti animali, da una pericolosissima organizzazione militare che vuole usarlo come arma definitiva nel conflitto mondiale che sta per scoppiare. Tra combattimenti, trasformazioni e la classica dose di violenza nagaiana, vedremo anche il conflitto interiore di David, alle prese con delle capacità fuori dall'immaginazione umana comune. Per Star Comics uscirà Marie Antoinette, la giovane regina, della bravissima Fuyumi Sorio, 208 pagine al costo di 7 euro. In questo volume unico creato da questa brillante autrice vediamo ancora una volta la biografia di quella che è probabilmente la regina più famosa di sempre, ovvero Maria Antonietta d'Asburgo, però ripresa da un lato un po' diverso e particolare. E soprattutto poco svelato della vita di questa che fu una giovane a cui venne anche comunque strappata una vita normale, ma che purtroppo per lei si rese anche comunque complice di gesta che portarono all'esasperazione e alla rivolta del suo popolo, come vediamo anche in altre opere come Lady Oscar, Belsize Novara. In questa opera però appunto in particolare assisteremo alla sua infanzia e agli anni precedenti al suo matrimonio con il regnante di Francia, il delfino Luigi XVI. Conoscendo quindi non la regina, ma la ragazza comune, con le sue ansie, le sue paure, i suoi più intimi desideri e la consapevolezza, appunto, come dicevo prima, di essere nient'altro che una pedina comandata da qualcuno più in alto di lei, facendo di questa ragazza poi niente più che un burattino nelle mani della storia. Per Goen sono in arrivo ben 5 novità! In volume unico, la formidabile invasione mongola di Shintaro Kago, 192 pagine al costo di 9,90€. Per molto tempo i giganti hanno vissuto in questo mondo, usati come oggetti e come pedine fondamentali per gli scontri e per gli eventi storici. E la chiave del loro segreto risiede nella lontana Mongolia. Poi Zelfi of the Iron volume 1, di Eto Ruji Shino, 184 pagine per 6,95€. Il protagonista è Risha, principe di una dinastia molto potente, ma decaduta in seguito a delle guerre. Adesso, a 19 anni, fa l'idraulico in una città termale. Ma ben presto questa copertura salterà, a causa di alcuni eventi violenti che si verificheranno. Poi sempre in volume unico, Faust di Osamu Tezuka, al costo di 6,95€, la reinterpretazione del dramma di Goethe da parte del dio dei manga Osamu Tezuka. E la storia è quella del disperato scienziato Faust che teme ed è sempre più convinto che nessuna sua creazione potrà portarlo alla gloria. Nel suo più alto momento di disperazione si vede comparire davanti il diavolo Mefisto che gli propone un patto. La sua anima in cambio di un desiderio, un patto che Faust accetta immediatamente. Poi I Miserabili volume 1 al costo di 5,95€. Per 252 pagine l'adattamento manga del capolavoro di Victor Hugo, disegnato da Takahiro Arai. Una storia che ci porta negli abissi più profondi della criminalità parigina, in un anno, il 1832, pieno di rivolte e di scontri ultraviolenti, oltre a trascinarli nelle disperate storie personali di ognuno dei personaggi. Poi Pandora in the Crimson Shell volume 1, di Kou Shirikudo dal soggetto di Masamune Shirow. 196 pagine al costo di 5,95€. È l'era in cui i disastri naturali avvengono con allarmante frequenza in ogni parte del mondo. L'era in cui i robot e cyborg autonomi iniziano ad apparire sui mercati delle nazioni più tecnologicamente avanzate e dove le maggiori potenze mondiali sono in lotta tra loro per sfruttare le risorse e le tecnologie più avanzate. Ovviamente il divario tra ricchi e poveri cresce e il futuro per chi è dalla parte dei poveri appare sempre più cupo. Per Planet Manga uscirà Assassination Classroom Official Character Book, l'ora del registro delle presenze, una guida character book appunto sulla serie Assassination Classroom, 288 pagine al costo di 7,50€. Poi due volumi anche un po' celebrativi per l'ospitata in Italia di Tsukasa Ojo a Romix, ovvero Io sono City Hunter e Noi siamo Occhi di Gatto, volumi di grosso formato cartonati da libreria che contengono una selezione di storie da vari volumi del manga come in questo caso, mentre per Dragon Ball, se non sbaglio, erano proprio i primi capitoli. 328 pagine al costo di 20 euro per Noi siamo Occhi di Gatto e 320 pagine al costo di 20 euro per Io sono City Hunter.
Poi una miniserie in due volumi, Six Bullets, di Yusuke Ozawa, 168 pagine per 4,50 €. Un ragazzo che non ne può più di sentirsi un perdente e che crede nella giustizia andrà incontro ad un destino pericoloso che ha il sapore della polvere da sparo. E poi Unemployed Concentration Camp, volume 1, di Rei Akira e Atsushi Kamakura, 6,50 € per 208 pagine. Ci troviamo nel 2022 ed è stata varata una nuova inquietante legge. Chiunque sia disoccupato deve subire uno specifico trattamento mentale. L'obiettivo è quello di farli diventare dei lavoratori iperqualificati. Anche il brillante Tatsuya Kamijo deve essere riprogrammato, ma anziché in un centro di riabilitazione si ritroverà in un disumano campo di concentramento. Questa è la novità manga di maggio 2015, fatemi sapere cosa ne pensate con un commento qui sotto, lasciate un like se volete aiutare il canale, molto importante. Stessa cosa per l'iscrizione al canale, mi raccomando attivando la notifica per non perdere neanche un video. Aprite il box di informazioni qui sotto per tutte le info utili, noi ci vediamo alla prossima e ciao!